One Podcast. TikTok aggiunge un hub in app per video su film e programmi TV. Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni e qui oggi davanti alla macchinetta del caffè virtuale parliamo, come facciamo tutti i giorni, 7 giorni alla settimana, 365 puntate l'anno di innovazione. Se sei nuova, se sei nuovo, benvenuti ragazzi, sono qui con voi tutti i giorni e metti segui, attiva la campanellina se non vuoi perdere nessuna puntata e nessuna notizia. Oggi parliamo di TikTok che ha aggiunto un sistema, un hub in app ed ora vedremo di cosa si tratta e perché potrebbe essere molto utile, ma che testimonia l'avanzamento più senior, diciamo così, del social. TikTok aggiunge dei contenuti, saranno delle vere e proprie pagine web, delle landing page, The Verge li rinomina degli hub, l'abbiamo già visto anche su Facebook e anche su altri social, cioè delle pagine web statiche con delle informazioni supplementari, in questo caso per TikTok direttamente su film e programmi video. Facciamo un esempio semplice, stiamo guardando un film, magari lo riprendiamo con lo smartphone per prendere una citazione, oppure siamo in un evento, insomma, un red carpet, una prima, qualsiasi caso inerente, vediamo a migliaia, a milioni di questi video su TikTok, ripresi da film e da contenuti. Bene, in basso a sinistra ci sarà un link che ci rimanderà alla pagina, alla landing page, per esempio con l'elenco del cast, con informazioni sul titolo, opzioni eventualmente per acquistare i biglietti se stiamo commentando un film che andrà al cinema, oppure poterlo vedere su un servizio di streaming. La funzionalità si chiamerà TikTok Spotlight e aggiungerà automaticamente il link ai video applicabili sulla piattaforma, portando appunto a questa landing page. Ma perché? Qual è l'obiettivo? È chiaramente quello di non cercare online, di non uscire dall'applicazione, di non aprire altro, di non perdere il focus. Ma come funzionerà tecnicamente questo Spotlight? James Stafford, il responsabile globale dell'editoria di TikTok, afferma che non tutti i video che presentano un particolare programma TV o un film sono idonei, saranno idonei a ottenere il link di ancoraggio appunto a questi hub. Citandolo, ci affidiamo sia alla tecnologia che alla revisione umana per decidere quali video sono idonei per un link di ancoraggio. Stiamo esaminando elementi come hashtag, parole chiave, audio, tecnologia di corrispondenza visiva da clip, programmi TV e programmi. Chiaramente ci saranno dei ranking, utenti che magari sono già stati in qualche maniera segnalati per violazioni di regolamenti, e invece chi avrà magari più follower, più autorità e più autorevolezza verrà linkato più frequentemente. Insomma, un comportamento che abbiamo già visto su altri social, che però secondo me rappresenta ormai sicuramente un passaggio più maturo di un social che deve cominciare a mettere le basi, soprattutto per gli utenti più senior. E poi molto probabilmente questo TikTok Spotlight probabilmente servirà come un altro modo in cui i marchi, gli artisti potranno utilizzare l'app come strumento promozionale, simile all'esperienza in app che TikTok ha lanciato per BTC e Taylor Swift, per esempio, no? Hanno testato prima in maniera molto tailor made, su misura, alcune soluzioni ed ora cercano di capire se si riesce a scalare. Insomma, vedremo come funzionerà questa applicazione, questa nuova funzionalità, però io sempre di più sto testando TikTok su alcuni punti, anche sui video dei podcast, sui rilanci, e vedo che ha proprio un suo atteggiamento questo algoritmo, questa AI, anche di selezione degli utenti. Né meglio né peggio di Instagram, dove ho già fatto dei test per diversi anni, solo diverso. E qui chiaramente mi rimetto a voi. Voi come utilizzate TikTok? Tra l'altro mi seguite, Mario Moroni, seguitemi anche lì. E per che cosa vi è utile? Questo è il caffettino e io sono Mario Moroni, ogni giorno qui davanti alla macchinetta del caffè virtuale per parlare di innovazione, anche un po' per passare 5 minuti insieme, rilassarci, berci il nostro caffettino, intanto buttargli l'occhio fuori dalla finestra per vedere cosa accadrà, anche perché tra poco è settembre, quindi si riparte di nuovo, però ci divertiamo, con calma, un passo alla volta, Mario, un passo alla volta. Ci sentiamo domani, buona giornata.